L'importanza sull'economia dell'agricoltura dei prodotti che vengono dall'estero è innanzitutto che all'estero ancora usano prodotti fitosanitari proibiti a casa nostra. Loro non hanno questi vincoli, nemmeno sulla manodopera, nemmeno sulla sicurezza. È sleale nei nostri confronti, perché se il nostro chilo di olio che viene prodotto ha un costo, l'importazione viene a metà. Perché? Perché non c'hanno i costi, non c'hanno i consumi. Gli italiani sono quelli che hanno più da perdere, perché a parità di prodotti i nostri prodotti hanno sempre delle qualità superiori, ma hanno delle qualità superiori sia organolettiche sia di sanità, perché un disciplinare come quello lì italiano non ce l'ha nessuno. Cioè noi siamo controllati, si può dire a vista, ed è giusto che uno è controllato a vista, ma noi non possiamo, agricoltori italiani, essere controllati a vista e fare dei prodotti eccezionali quando magari dopo vengono introdotti dei prodotti che non hanno controllo, cioè che sono coltivati e fatti senza nessun parametro di sanità, senza con l'uso spregiudicato di fitofarmaci, fitosanitari. Cioè invece qui in Italia la cosa è molto diversa. Qui in Italia abbiamo già delle regole che sono molto più stringenti del resto di tutti i paesi, ma anche perché ce lo possiamo permettere, perché l'Italia ha un territorio che è variopinto, vastissimo per quanto riguarda varietà, biodiversità, e quindi obiettivamente nessuno ha un territorio come il nostro. Non c'è niente da fare, in alcuni campi, cioè se non in tutti, noi abbiamo delle tradizioni e della passione nel fare le cose che ci distingue, non solo il territorio ci può distinguere. Il grano sono un po' di anni che è altalenante il prezzo, perché c'è l'importazione dall'estero dove i costi sono più bassi. È ovvio che loro quando lo portano qui in Italia lo fanno pagare di meno. Quello canadese costa tipo 20 euro e quello nostro ne costa 40, però là produrre costa meno della metà. E qui da noi sono aziende piccole, contro un'azienda grande te ci potrà mettere mai. La media nazionale fino a pochi anni fa era 5 ettari, adesso saranno 10, 15 in Italia, 20. Se parla di altre aziende, già in Europa si parla di 100, 150 ettari, Repubblica Ceca, Germania, in Canada si parla di 10.000, 5.000 acri. Poi loro lo seccano con glifosate, perciò le proteine sono alte, tutti i pastifici vogliono sto grano canadese che c'ha le proteine alte. Invece quello nostro si secca naturalmente e non c'ha le proteine che c'ha quello lì. Quello che si secca naturalmente è più salutare, per forza, perché comunque c'ha meno funghi, perché loro quando lo portano qua sono piene di funghi, di malattie. Poi insomma, trasportarlo dentro la nave che passa mesi per quando lo trasportano, ricarica, non è comunque sia, è più sporco di quell'altro, fa più male, non c'è niente da fare. Solo che questo nostro, il prezzo anche quest'anno stava all'inizio a 40 euro e andava a finire a 35, 31 e poi non lo va nessuno. Finché non sanno che vengono i grani dall'estero non si sbilanciano i pastifici, ancora ci sono i silos a Tarquinia o altre aziende italiane, altre realtà cooperative che ancora i silos sono pieni, perché loro preferiscono spendere di meno. Ecco perché il prezzo è sempre basso. Alla fine, allora, quando sono pieni che devono prendere questo italiano, per forza, per fare qualche linea biologica o non, allora lo prendo, se no non lo prendo. L'obiettivo è di rimanere in manifestazioni, sciopero, in cortei, in presidi, fino a che stavolta il nostro governo non ci dà una risposta. Perché 2 anni fa abbiamo rifatto degli scioperi, ma siamo stati presi in giro, siamo stati traditi, non c'è stato alla fine un risultato che ci ha portato a delle migliorie, ci ha portato a risolvere i problemi che poi a oggi si sono moltiplicati, sono diventati ancora più pesanti. All'epoca, già 2 anni fa, potevamo risparmiare almeno sul gasolio, almeno su questi prezzi che non sono mai alla pari con i prezzi dei nostri prodotti.
secondo me, se noi riusciamo a far passare una legge che valorizza veramente il nostro Made in Italy, controlla il nostro Made in Italy con procedure, tutto quello che serve per arrivare ad un prodotto che è veramente prodotto, trasformato, confezionato in Italia, noi così potremmo risolvere la maggior parte dei nostri problemi, perché questo è un fattore anche che va a incidere sulla salute del consumatore. Il prodotto italiano è un prodotto che ha qualità organolettiche esagerate, pari a nessun altro prodotto, quindi noi dobbiamo arrivare ad una legge che ci garantisce il Made in Italy vero. La cosa che più mi piacerebbe è che su ogni cibo, su ogni pacchetto di pasta, su ogni frutta, verdura, mela, che quello che sia fatto in Italia, ci abbiamo il piacere di scriverci sopra 100% italiano, perché la donna che va a fare la spesa può essere sicura di mangiare un prodotto genuino. Che noi facciamo la rotazione, da quando era mia nonna fanno la rotazione, perciò i campi ci diventano sterili. Specialmente quando noi mettiamo grano, l'anno prima noi ci mettiamo le leguminose, in modo che almeno l'anno dopo il grano riproduce un'altra volta, perché serve di far rimanere sotto del concime anche naturale. E allora se te metti le leguminose poi l'anno dopo non c'è bisogno manco della chimica. Ma adesso hanno introdotto anche del grano da alcuni paesi dell'Unione Europea, che era grano comprato dalla Russia, oltretutto, che i concimi non ce l'hanno fatti comprare dalla Russia, ma il grano sì. Quindi queste cose alla fine non si spiegano, c'è dietro una speculazione che è esagerata dietro al grano, anche perché l'agricoltore che produce il grano adesso prende 30, 32, 35 euro al quintale, e ci sono gli accumulatori di grano che poi lo trasformano in farina, che vanno a comprare il grano a 18-20 euro, grano che è pessimo per qualità che ha, grano che non danno neanche per l'alimentazione animale all'estero, viene comprato dall'estero, trasformato in Italia e ci ritroviamo sul pacchetto Made in Italy. Questa cosa è una cosa impossibile, secondo me. Le manifestazioni che succedono ad esempio in Francia sono più unite nelle filiere, perché si sta lamentando il settore primario di uno status di lavoro che non va più bene, collaborano anche le altre filiere tipo il trasporto. Invece qui dovremmo, secondo me, collaborare di più tra filiere, perché si lamenta il settore primario, però il settore dei trasporti o altre filiere non collaborano, non aiutano il settore primario, quindi secondo me ci dovrebbe essere più coesione. Infatti su si fanno sentire a gran voce, qui siamo un po' tiepidi qua in Italia, secondo me. Non dico che dobbiamo arrivare al punto, ecco, di rompere l'asfalto come è successo in Francia, però ecco, andare davanti ai palazzi del potere, ai palazzi di politica, sarebbe anche un motivo per farsi sentire meglio tutto qui. Se ci tuteliamo, tuteliamo la salute di tutti. Tuteliamo la salute di tutti. Secondo me è un discorso che non riguarda l'agricoltura, ma riguarda la salute delle persone. Questa cosa è importantissima. Che i finocchi noi nel sud le mangiamo come insalata, no? Invece al nord le cuociono. E quest'anno che non fa freddo da nessuna parte, chi le mangia? Infatti non costano niente. Poi quando arrivano già è tardi, così è caldo il finocchio, va in cannone, come si dice, cresce e dopo sa di sambuca, no? E non vanno più niente. Cioè, hai fatto tutta quella fatica, tutti quei soldi per buttarli. Sembra una buffonata, a campo aperto è difficile guadagnare, perché comunque stai sempre all'intemperie. L'altro anno, per esempio, i carciofi, la gelati, qui tutti i campi carciofi sono stati lasciati stare, non sono stati raccolti. Insomma, questi costano un sacco di soldi, si parla di 5-6 mila euro a letto per mandarli avanti, eh. Insomma, una gran perdita per chi fa sto lavoro, eh.
perché se aumenta la roba a noi, di conseguenza aumenta il supermercato, aumenta tutte le parti. E allora comunque è una cosa che comprende tutta l'Italia, no? Tutte le persone, indipendentemente da qualsiasi lavoro fanno. Ecco perché comunque si inizia da qui, perché questa è la base, l'agricoltura è la base di tutto. E dopo una catena, se aumenta a noi aumenta a tutti quanti. Questo che la gente deve capire. Non solo lo facciamo per noi. In primis, certo, te lo fai perché comunque c'è un'azienda, è normale. Ma, insomma, gli aumenti li abbiamo visti da tutte le parti, no? Adesso momentaneamente c'è la guerra nel canale di Suez, giusto? Già il concime è raddoppiato in 15 giorni. C'è un problema serio. Te fai una spesa, 10 giorni aumenta, poi ricala, poi aumenta. Una volta i prodotti costavano meno, la nostra frutta, la nostra verdura costava meno perché praticamente la grande distribuzione rincarava forse una percentuale molto più bassa adesso. Oggi siamo arrivati a rincarare il prezzo da quello che percepiamo noi circa un 200, un 250%. Un esempio stupido che un finocchio viene venduto a 30-40 centesimi quando poi lo troviamo sulle tavole della grande distribuzione dove fanno le offerte, dove fanno tutte queste cose a 2,50 euro, 2,60 euro, che poi tra virgolette quando voi le andate al supermercato e leggete offerta, l'offerta non la fa la grande distribuzione, l'offerta non la fa il supermercato, l'offerta la fa sempre l'agricoltore, perché al momento che loro fanno l'offerta ci tolgono anche altri 10-15 centesimi di al chilo su quello che noi gli andiamo a portare. Per seminare te lo devono dire loro quando devi seminare, loro quello che devi fare, quello che devi pagare, cioè tu non sei padrone più della roba tua, con l'incertezza che poi i prezzi sono talmente altalenanti che te non sai che quando tu semini la roba dici ma quest'anno prendo 10, invece non lo sai, può essere che prendi 5, insomma l'incertezza è quella, da pagare sempre di più, perciò è diventato molto difficile, per quanto può essere bravo. Ecco perché la gente sciopera, non ce la fa più proprio. E poi sto fatto che un altro fatto importante è il fatto del fotovoltaico, che sta prendendo tutti i terreni e offrono cifre importanti, la gente vende. Allora cala ancora sempre il prodotto interno italiano. E poi tanti terreni, oltre al fotovoltaico, lo comprano proprio le aziende gigantesche, multinazionali comprano i terreni, come sta facendo in America Bill Gates e company. Senti, che rimane questa giornata? Secondo me in questa giornata, cioè di questa giornata devono rimanere un piccolo presidio qui a Tarquinia che si va a unire a tutti i presidi d'Italia per far capire alle persone veramente quello che stiamo facendo. Infatti noi abbiamo pensato di fare un piccolo presidio qui a Tarquinia alla rotonda direzione Roma, in cui tutte le persone che ci davano un gesto di solidarietà volevamo lasciare un piccolo presente con dei prodotti made in Italy, ma comunque sia anche un volantino dove sono diciamo racchiuse tutte le motivazioni per cui noi stiamo facendo quello che stiamo facendo, perché noi non siamo qui a fare una sfilata, noi siamo qui perdendo del tempo produttivo per le nostre aziende e quindi siamo qui con impegno vero.